Poi ovvio, magari tallonando non riesco a dare la spinta, non riesco a comprimere bene il carbonio, ad avere il ritorno della di spinta del carbonio, però ho due bonus su tre disponibili da una scarpa del genere. Per una multinazionale come Adidas, al secondo posto delle vendite mondiali di scarpe da running, è stato sicuramente uno smacco quando nel 2017 l'azienda principale concorrente è riuscita a migliorare sensibilmente la qualità delle proprie scarpe, ma dopo 4 anni, prima col lancio delle Adios Pro, poi con quello delle Adios Pro 2, questa scarpa in effetti è davvero super veloce. E secondo noi può essere assolutamente allo stesso livello di quelle delle scarpe concorrenti. Ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 235 grammi, 39 mm nel tallone, 30,5 mm nell'avampiede, drop 8,5, scarpa che è leggermente più pesante del modello precedente Adios Pro, però sensibilmente più morbida e al tempo stesso reattiva, scarpa che il mio amico e pro depodista Andrea ha utilizzato al campionato italiano di mezza maratona, ottenendo lo stesso risultato, stesso identico, rispetto a quello che aveva fatto qualche giorno prima con il marchio concorrente. Per chi avesse avuto nel passato la possibilità di testare anche le Adios Pro, queste Adios Pro 2 si caratterizzano per due fondamentali cambiamenti. In primo luogo, dal punto di vista dell'intersuola, l'intersuola è sensibilmente più morbida, intersuola in Light Strike Pro che consente, soprattutto correndo a ritmi molto veloci, una reattività fantastica anche grazie alla piastra in carbonio che oggi è visibile, contrariamente al modello precedente che invece non la mostrava. Tanti sono stati i minimi miglioramenti che sono stati effettuati, in particolare partendo dal battistrada, battistrada che ora praticamente si incolla perfettamente al terreno, battistrada sempre in suola Continental, ma utilizzando una mescola liscia super tecnologica che vi consente grandissimi cambi di direzione che sono anche garantiti grazie a un perfetto bloccaggio del piede per una tomaia in mesh sintetico, tomaia che secondo noi a livello di corsa con la pioggia vi consentirà di ottenere il massimo risultato, ma tomaia che è molto resistente pur essendo davvero molto sottile. La linguetta è leggerissima, i lacci sono piatti, la conchiglia è sicuramente molto morbida, conchiglia che vi consentirà comunque un bloccaggio perfetto del piede perché nella parte posteriore è contenuta una struttura abbastanza rigida che comunque vi tiene il piede bloccato. Una delle domande che ci sono state poste nei giorni scorsi è chi è adatta a questa scarpa. Sappiate che Andrea poi ce lo racconterà in dettaglio nei prossimi minuti. Secondo me, a ritmi particolarmente lenti, questa scarpa è abbastanza instabile, mentre correndo a ritmi più veloci, grazie a un avampiede piuttosto largo, alla rigidità della piastra in carbonio, questa scarpa vi consentirà una stabilità importante, ovviamente corroborata dalla tomaia davvero perfetta. Per chi invece dovesse correre di tallone, secondo me questa scarpa è ulteriormente migliorata rispetto al modello precedente perché il tallone smussato vi consente un appoggio veloce e al tempo stesso una transizione perfetta che nel modello precedente era un po' più difficile da realizzare. Modello precedente che secondo me era comunque buono e soprattutto adatto a chi ama una corsa con una scarpa più secca, sappiate però che questa versione Adios 2 la raccomandiamo a tutti i podisti amatori che volessero migliorare i loro tempi non soltanto in maratona, ma anche e soprattutto su distanze più brevi. Tra l'altro, sarebbe davvero geniale se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni. Nelle prossime settimane continueremo con la classifica di scarpe, tecnologia e perché no di allenamenti. Io ora lascio la parola ad Andrea che ci racconta pregi, difetti, aneddoti di questa scarpa. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, io come al solito vado a bermi un coffee. Come on. Minchia che freddo. Buongiorno Andrea, tutto bene? Ciao Max, ho un freddo pazzesco. Pronto per recensire le Adios Pro 2? Queste sono le 1, però te le lancio. Vai. Com'è andata a Firenze? Allora, aspetta, intanto ho in mano la 1 perché la 2 è a casa, perché me l'hai detto 10 minuti prima di vederci e ormai era troppo tardi. A Firenze bene, a Firenze l'ho corsa con le Adios Pro 2, basta, è andata bene, diciamo, ho fatto 2 ore 22, ho fatto un nuovo personale e adesso vedremo a Reggio Emilia con le Vapor Next se miglioro ancora. A chi sono andate, Andrea, secondo te queste scarpe? È una scarpa secondo me adatta
ha un bel range di atleti, sicuramente ad atleti veloci, ma l'abbiamo detto l'altra volta, ci siamo tirati dietro qualcuno che non aveva capito, ma lo voglio ribadire, secondo me sono scarpe anche per gente che corre a 5 km che tallona, perché comunque c'è un sacco di schiuma che protegge e la scarpa è leggera, cioè prendere una scarpa da sotto 200 grammi comunque così prestativa, avremmo dovuto prendere l'Adios, il primo modello, quello bassissimo. Però, quali erano le AD Zero Pro? Sì, no, no, ma intendo anche una scarpa racing vecchio stampo, cioè sotto i 200 grammi c'erano quelle, invece adesso questa qua è una scarpa che può usare anche uno che corre a 5 km perché c'è schiuma ed è leggerissima, quindi la schiuma reattiva dà il suo anche a chi corre a 5 e la leggerezza della scarpa dà il suo anche a chi corre a 5. Sicuramente la spinta che potrebbe dare il carbonio è molto di meno rispetto a un atleta evoluto. Per quali distanze le utilizzeresti? Guarda, forse, ma dico forse, potrebbero dare il meglio di loro in mezza maratona, ma su scarpe racing fino a che distanza le userei? Forse sicuramente fino alla maratona. Per il resto le utilizzerei anche su 5 km. Le consiglieresti anche a persone che pesano sopra gli 80 kg? Allora, il problema è che sopra gli 80 kg ho paura che pronino abbastanza e comunque la scarpa, anche se si è rivelata stabile, sopra gli 80 kg la vedrei un po' maluccio, direi che poi durerebbe davvero poco, quindi non so, forse mi butterei più sempre su una Carbon X. Suggeriresti anche le Boston 10 per questa tipologia di atleta? Se dovessi decidere tra una Boston 10 o una Adios Pro 2, forse andrei con la Pro 2 lo stesso, perché non lo so, cioè è così poco il beneficio che potrebbe portare una Boston come riguardo alla protezione, che a questo punto rischierei con la Pro 2. E a livello di velocità, che sensazione hai avuto quando hai corso la mezza maratona e poi quando hai corso la maratona? Ho corso la mezza maratona ai campionati italiani con questo, 1:04:40, ho fatto 41 a 2 secondi dal personale, corso alla Roma Ostia con le Vapor Next, quindi praticamente stessi ritmi su un percorso molto più difficile, quindi ti direi che forse mi hanno fatto andare più veloce le Adios Pro 2. Qualcuno ci ha in effetti rimproverato del fatto che a 5 km, secondo questa persona, stiamo parlando solo di marketing. Tu cosa ne dici? I benefici della scarpa sono dati dal carbonio, dalla schiuma super reattiva e leggera e dalla leggerezza della scarpa. Ora, uno che corre a 5 km comunque credo che sia più contento avere una scarpa da 200 grammi protettiva che una da 300 protettiva uguale. Quindi sicuramente lì abbiamo un vantaggio. E adesso non ti parlo della mescola di Adidas, ma ti parlo dello Zoom X. Credo che un atleta sia molto più contento di avere una Invincible, che è una scarpa da lento, con un Zoom X, che una Glycerin a parità di peso o una Ghost, perché comunque la schiuma dà la sua spinta. Poi ovvio, magari tallonando non riesco a dare la spinta, non riesco a comprimere bene il carbonio, ad avere il ritorno di spinta del carbonio, però ho due bonus su tre disponibili da una scarpa del genere. A livello di battistrada è abbastanza liscio, il modello 2 un po' di meno, però cosa ne pensi? No, sto guardando la suola, no, era praticamente identica, tranne il taglio qua. Il modello, allora, quando ho fatto Roma l'avevo portata perché la dovevo testare per la maratona, e invece quando l'ho usata la maratona di Firenze l'ho usata apposta perché sul San Pietrino e compagnia bella, tutto viscido dalla pioggia, non so perché, ma ci eravamo convinti che fosse più stabile. In effetti non ho avuto grossi sbandamenti, scivolamenti vari, quindi devo dire che il battistrada ha fatto il suo anche in condizioni come la maratona di Firenze su San Pietrini bagnato. A livello di tomaia invece, che sensazioni ti hanno dato? E poi ci puoi dire anche se è stesso numero o mezzo numero in più rispetto a una scarpa Adidas? Guarda, questa qua potrebbe essere una nota dolente, non so se è stato le due maratone una dietro l'altra, ma Firenze corsa con le Adios Pro 2 mi ha fatto venire due unghie nere, cosa che praticamente non mi succedeva da 5 anni forse.
Ora è da capire se dopo Torino e 2 settimane dopo fare Firenze, magari con qualsiasi altra scarpa mi sarebbe venuto lo stesso, oppure è stata lei. Diciamo che la tomaia è comoda, non mi ha stretto troppo il piede, quindi boh, non mi tocca, mi sembrava neanche che toccasse davanti il piede, quindi non so proprio. Però diciamo che la tomaia è ottima per le gare anche bagnate di questo periodo, perché non si impregna. Invece Andrea, secondo te a livello di durata per quanto tempo la utilizzeresti? Domanda da $1 milioni, secondo me forse 400 km questa li potrebbe sorpassare, però non di tanto. E poi cosa ne faresti dopo i 400 km? Ah, per quello devo capire quante ne avrò ancora, però magari qualche allenamentino in pista me lo potrei fare, o su strada, oppure portarmele via in vacanza di nuovo in Sicilia e fare 10 giorni con quelle lì e poi buttarle e non riportarle a casa Max. Invece Andrea, ultima domanda, quando testeremo le Takumi Sen che sono uscite, Takumi Sen 8 che sono uscite il 1° dicembre? A sto punto forse dopo. Mi stai facendo venire il dubbio che una scatola di quelle possano essere loro. Ma Andrea, non lo so, ma tu sei una persona che riesce a prevedere il futuro, magari hai ragione. Ah sì, di solito sono un babbo su queste robe qua, vediamo se ci ho preso. Va bene, io ti aspetto alla maratona di Reggio Emilia, perché questo video uscirà proprio oggi, stasera, e quindi non so, magari domani ci vediamo a Reggio Emilia. Io domani mattina vado a fare il test molecolare perché poi devo andare a Dubai, quindi non so quando uscirà questo video. Comunque stay strong, keep running e ci vediamo sicuramente a Reggio Emilia. Ci vediamo a Reggio Emilia, io domani mattina ho l'open day a scuola, quindi forse mi alleno 20 minuti e poi open day e poi si parte. Va bene, grazie, ciao! Ciao! Minchia Max, ma che freddo fa!